Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore mio e Dio mio, desidero offrirti questo mio tempo. Dona tranquillità al mio cuore. Aiutami ad abbandonarmi interamente. Non permettere che alcuna mia parola sia detta a vuoto. Ognuna sia un passo in più per avvicinarmi a te. Illumina la mia mente e apri il mio cuore affinché la tua parola cresca nel mio cuore come è cresciuta nel purissimo seno della Vergine. Aiutami perché anch'io mi metta a tua disposizione come fedele servitore. Credo in te, Padre, nel tuo Figlio e nello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, Regina della pace. Prega per noi. La preghiera di Gesù nel Getsemani. Gesù, ti contempliamo mentre preghi nell'orto degli ulivi e su di sangue. Donaci per intercessione di Maria di pentirci dei nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia, Regina della Pace. La grazia dell'agonia di Gesù discenda nelle nostre anime e le renda veramente pentite e conformi alla volontà di Dio. Secondo mistero, la flagellazione di Gesù. Gesù, ti contempliamo flagellato ed umiliato. Donaci per intercessione di Maria di imparare da te la sopportazione delle sofferenze e l'umiltà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, Regina della Pace. Prega per noi. La grazia della flagellazione di Gesù discenda nelle nostre anime e le renda capaci di sopportare le umiliazioni. Terzo mistero, Gesù è coronato di spine. Gesù, ti contempliamo incoronato di spine. Donaci per intercessione di Maria di vincere l'orgoglio che ci porta a dominare sui nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in inizio, ora e sempre, nei secoli e nei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi. La grazia del mistero dell'incoronazione di spine di Gesù discenda nelle nostre anime e le renda veramente libere dall'orgoglio. Mistero, la salita di Gesù al Calvario. Gesù, ti contempliamo mentre sei caricato della croce e sali verso il Calvario. Donaci per intercessione di Maria di accogliere il mistero della croce nella nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era all'inizio, ora e sempre, nei secoli e secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, Regina della pace. Prega per noi. La grazia del mistero di Gesù carico della croce discenda nelle nostre anime e le renda veramente costanti nel portare la croce. Crocifissione e morte di Gesù. Gesù, ti contempliamo crocifisso mentre muori in croce. Donaci per intercessione di Maria di collaborare con te per la salvezza del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona le nostre colpe. Preserva, sì, dal fuoco dell'inferno. Porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. La grazia del mistero della passione e morte di Gesù Cristo discenda nelle nostre anime e le renda veramente sante. Salve Regina. Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Corso dunque alla bocca della nostra, rivolgi a noi i tuoi occhi fuori misericordiosi. E mostraci dopo questo figlio di Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Dio, o dolce Vergine Maria.
Riconoscendoci bisognosi della sua purificazione, della sua acqua che ci dava, della sua acqua che ci dava, della sua acqua che ci dava. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni ogni nostro peccato e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, preghiamo il Signore, preghiamo il Signore, preghiamo. Dio fedele, Dio fedele. Nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Da Fibber.
si raccoglie condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna, serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: Dio è per noi rifugio e fortezza. Dio è per noi rifugio e fortezza. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce, perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Dio è per noi rifugio, per noi rifugio. Dio la soccorrerà allo spuntare dell'alba. Dio è per noi rifugio e fortezza. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose tremende sulla terra. Dio è per noi rifugio e fortezza.
fatto, eh. Ma lo rimetto in tutto, perché sennò io non so. E come faccio io a rendermi conto allora? Scusate gli inconvenienti tecnici, riprendiamo la lettura della parola di Dio dal Vangelo, anche se forse la prima lettura non si è riuscita ad ascoltare. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzata, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi,
un altro scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito, è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Ma egli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora, chi è l'uomo che ti ha detto, prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco che sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Molto probabilmente non abbiamo potuto seguire la lettura della prima lettura, quella del profeta Ezechiele. La ricordo brevemente, è una visione che il profeta Ezechiele ha, e in questa visione vede che dal Tempio del Signore, a un certo punto proprio dalla soglia del Tempio, incomincia a uscire dell'acqua e quest'acqua si diffonde e va e dove arriva, dice, quest'acqua che diventa sempre più abbondante e risana tutto, dà vigore, dà vita nuova, fa germogliare tutto. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, si leggeva, crescerà ogni sorta di albero da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. Ecco, ho letto questa parte perché ci permette di sintonizzarci sia con il Vangelo, ma poi anche, guarda caso, anche questa volta con quella che è la nostra situazione storica che stiamo vivendo, quella dell'epidemia del coronavirus. Ecco, noi abbiamo bisogno proprio di essere da una parte risanati come lo storpio del Vangelo, su cui poi ritorneremo un attimino, e nello stesso tempo abbiamo bisogno di avere vita nuova, cioè che Dio immetta nell'umanità, nelle vene dell'umanità, la vita nuova, la vita rinnovata, che permetta di avere una ricchezza di beni, di frutti che non si esauriscono mai. Ecco, la lettura si esprime, il profeta si esprimeva in questo modo, cresceranno frutti, foglie che non appassiranno mai, i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, quindi non una volta all'anno, ma ogni mese matureranno. Questo per dirci qual è la particolarità di quest'acqua che scaturisce, si specifica dal santuario, cioè da Dio. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo e vogliamo chiedere questo a Dio. Per noi che siamo qui, oggi è una giornata anche piovosa e sembra che sia annunciata questa pioggia anche per i prossimi giorni. Ecco, abbiamo bisogno proprio di questo, che Dio con quest'acqua riporti vita nuova,
ma in senso non solo fisico, guarendoci dalla questa epidemia del coronavirus, ma in senso proprio globale, per la vita intera. Abbiamo bisogno di essere rigenerati, rinnovati, rifatti nuovi. E Dio ci offre questa possibilità. E allora andiamo anche al Vangelo brevissimamente per renderci conto, solo un particolare. Il Vangelo è ricco nei suoi passaggi, ma solo un piccolo particolare, e cioè quello iniziale, che è Gesù colui che offre a quel tale che non ci credeva più, o meglio non ci sperava più, che offre il dono della guarigione. Rileggo anche qui un piccolo passaggio. Gesù, vedendo questo tale che da ben 38 anni era malato ed era lì, vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, gli disse: vuoi guarire? È Gesù che gli offre il dono della guarigione, non gliel'ha chiesta lui. Tanto è vero che lui risponde, il malato risponde: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando si agita, come posso? Quindi non ci sperava neanche più di guarire. E Gesù riaccende in lui e gli offre, gli regala questa possibilità. Poi alla fine gli dirà, però attenzione, non peccare più, per dire che c'è anche una connessione in qualche modo misteriosa che noi non riusciamo bene a vedere, non riusciamo neanche bene a capire. C'è però una qualche connessione tra il male e i peccati che sperimentiamo. C'è una connessione tra le diverse cose, e non possiamo non tenerne conto di questo. E questo noi lo vediamo, tra le altre cose, lo vediamo anche proprio nel concreto delle esperienze che stiamo vivendo. Ecco, comprendiamo che tante scelte che capiamo che sono sbagliate, che sono di male, ci portano dentro, ci mettono del male anche fisico. Il male spirituale è legato al male fisico, o meglio, il male fisico è spesso legato e conseguenza una derivazione del male spirituale. Ecco, teniamo presente questo, e per questo Gesù dice a questo tale: non peccare più adesso che sei guarito, perché non ti accada qualcosa di peggio. Bene, invochiamo allora dal Signore anche oggi con forza il nostro bisogno di essere da Lui guariti, sanati con la sua acqua che ci fa nuovi. Fratelli e sorelle, Dio nostro Padre ci ha mandato Gesù suo Figlio, che risana la nostra infermità con la tenerezza della divina compassione. Diciamo con fiducia: ascoltaci, o Signore, ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa sappia testimoniare e annunciare la benevolenza di Dio e viva nella continua conversione, preghiamo: ascoltaci, o Signore. Perché i governanti siano attenti al bene delle persone, promuovendo il rispetto e la salute, preghiamo: ascoltaci, o Signore. Perché i catecumeni si preparino a ricevere il battesimo con serietà e gioia, circondati dall'accoglienza e dalla preghiera della loro comunità, preghiamo: ascoltaci, o Signore. Perché i malati ricevano le cure di cui hanno bisogno e siano visitati e sollevati dalla presenza di Gesù Salvatore, preghiamo: ascoltaci, o Signore. Perché anche noi, convocati da Dio nel Tempio che è Gesù, crocifisso e risorto, riceviamo la salvezza della comunione con Lui, preghiamo: ascoltaci, o Signore. O Dio, ricevi la supplica che ti rivolgiamo per noi e per tutta l'umanità. Per Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Amen.
Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, Signore, i doni che ci hai dato a sostegno della nostra vita mortale e trasformali per noi in sorgente di immortalità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertono a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre orientati ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, Gesù prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi qui alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa che è diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. In particolare ti affidiamo tutti i defunti di questa epidemia del coronavirus, che si sono addormentati nella tua clemenza. Ammettili a godere la luce e la bellezza del tuo volto. E di tutti noi che siamo riuniti insieme spiritualmente, abbi misericordia. Donaci di aver parte un giorno alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santo Stefano da Nicea e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora rivolgiamo a Dio la nostra supplica, facendo nostre le parole che Gesù ci ha consegnato come preghiera gradita a Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace al nostro mondo e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre più liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale
unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia con tutti voi e con il tuo spirito. E la pace del Signore ci rassereni, ci rassicuri che Lui certamente ci guarirà, ci libererà da questa epidemia. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Del mondo, abbi pietà di noi. Beati noi che siamo stati invitati al banchetto del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna. E spiritualmente con la preghiera della comunione spirituale ci accostiamo anche noi al corpo di Cristo.
Preghiamo il Signore. Purifica, o Dio, il nostro spirito e rinnovalo con questo sacramento di salvezza, perché anche il nostro corpo mortale riceva un germe di risurrezione e di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Iniziamo anche questa sera il momento dell'adorazione eucaristica che si prolungherà fino alle ore 20. Dopo l'esposizione, un momento di preghiera accompagnati dal canto, pregheremo i Vespri che ci introdurranno già nella solennità di domani, 25 marzo, la solennità dell'Annunciazione. Ecco perché c'è l'immagine, l'icona della Madonna. Ricordo che domani ci sarà la possibilità di seguire sui canali televisivi, TV2000, credo anche sugli altri canali, a mezzogiorno la preghiera del Padre Nostro con tutti i credenti di tutte le religioni che il Papa ha invitato a pregare insieme proprio per chiedere la liberazione da questa epidemia. Quindi chi può collegarsi domani televisivamente, ecco, certamente sarà cosa buona. E ora con il canto facciamo l'esposizione del Santissimo. Thank you.
sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora preghiamo in modo solenne i primi vespri della solennità dell'Annunciazione. Germoglio,
una gemma fiorirà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo Spirito di Dio. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta nei cieli è la sua gloria. Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto, che si chiama a guardare nei cieli e sulla terra. Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi, tra i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Dal ceppo di esse spunterà un germoglio, una gemma fiorirà dalle sue radici, su di lui si poserà lo Spirito di Dio. Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà in eterno. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste. Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque, annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il Signore chiede
suo padre, e regnerà in eterno. Oggi il Verbo eterno, nato dal Padre prima dei secoli, ha umiliato se stesso, è divenuto un uomo mortale. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato, e gli ha dato il nome, che è al di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il Verbo eterno, nato dal Padre prima dei secoli, ha umiliato se stesso, è divenuto un uomo mortale. Vi annunziamo ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita. Poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta, e di ciò rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre, e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. Scenderà in te, Maria, come ombra si stenderà su di te la presenza dell'Altissimo. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Santo è il suo nome.
Dell'angelo ha annunziato a Maria il messaggio della salvezza. Signore, donaci la tua grazia. Hai eletto la Vergine Maria perché divenisse madre del tuo figlio. Guarda con bontà a tutti coloro che attendono la redenzione. Signore, donaci la tua grazia. Per bocca dell'angelo hai annunziato a Maria la gioia e la pace. Dona al mondo la gioia e la pace del tuo regno. Signore, donaci la tua grazia. Per opera dello Spirito Santo e con l'assenso di Maria Vergine, hai fatto abitare fra noi il tuo Verbo Eterno. Disponici ad accogliere il Cristo come lo accolse la Vergine Maria. Signore, donaci la tua grazia. Tu che innalzi gli umili e colmi di beni gli affamati, aiuta i deboli, solleva gli sfiduciati, conforta i morenti. Signore, donaci la tua grazia. Dio grande e misericordioso, a cui nulla è impossibile, salvaci dal peccato e dalla morte e dona ai nostri defunti l'eredità eterna. Signore, donaci la tua grazia. Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi, che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
dispara il cuore, nube tu che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. Adoro te, fonte della vita, adoro te, trinità infinita. Cansari vederò su questo santo suolo, alla presenza tua mi posterò. Benedica, ci protegga, ci guarisca, ci liberi da questo male, noi l'umanità intera, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Dio sia benedetto, benedetto è il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen.